In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Croce Rossa Italiana di Bordighera ha inaugurato una panchina delle scarpette rosse nel giardino della sua sede. Beh, indubbiamente il comune è molto vicino a questa realtà bordigotta che oramai esiste da 40 anni. E come sappiamo bene, la Croce Rossa è sempre stata vicino ai più deboli, è sempre pronta a soccorrere chiunque e tanto più alle donne. Se fai una carrellata, qui siamo parecchie donne che ci occupiamo di queste cose, sia dei soccorsi che di tutto quello che c'è da fare dalla Croce Rossa, mettendo sempre in pratica i 7 principi fondamentali della Croce Rossa e soprattutto il diritto internazionale umanitario. Quindi le donne comunque sono la forza di questo paese e sono anche la forza di questo gruppo di Croce Rossa, ed era giusto in una giornata come questa fare proprio un gesto simbolico, nel senso di dire che proprio la Croce Rossa è vicino a tutte le donne e a tutte le persone bisognose e contro tutte le violenze. Oggi siamo qui per inaugurare questa panchina rossa, che è una panchina simbolica, diversa dalle altre, ma che in qualche modo cerca di scuotere le coscienze di tutta la cittadinanza. Noi come istituzioni abbiamo l'obbligo di informare, abbiamo l'obbligo di promuovere le buone iniziative, abbiamo l'obbligo di supportare tutte le associazioni che operano, non solo per portare alla luce questo fenomeno, ma in qualche modo per contrastarlo. Ma abbiamo anche un obbligo più legislativo, che è quello di intervenire dal punto di vista appunto delle leggi, per far sì che le donne si sentano tutelate. Tutelate nella denuncia, tutelate anche quando magari tutto sembra nero, tutto sembra difficile. E dall'altra parte serve una certezza della pena. Penso che questo sia il punto nevralgico. Non si può continuare a chiudere gli occhi, non lo possiamo fare come istituzioni, ma non lo possiamo fare neanche come cittadini. Quindi bisogna in qualche modo cercare di non voltarsi dall'altra parte quando magari incontriamo o vediamo qualcosa di anomalo. Bisogna imparare a denunciare e bisogna in qualche modo prendere coscienza, ma allo stesso punto prendere coraggio. Queste giornate sicuramente in qualche modo sensibilizzano. Quello che è successo pochi giorni fa è assolutamente drammatico, perché l'età si è abbassata molto, parliamo di un femminicidio di una ragazza di 22 anni. E voglio chiudere questo mio intervento con le parole del papà di Giulia, che dice che l'amore non picchia, l'amore non uccide. Il comitato di Bordighera della Croce Rossa è sempre molto attento a questo tipo di eventi e voglio ringraziare il presidente Palmero, i dipendenti e i volontari della Croce Rossa Italiana. È un simbolo la panchina rossa, ormai è diventato un simbolo del fatto che l'amore non è questo, l'amore non è fare violenza nei confronti della propria compagna, della propria moglie, della propria sorella, della propria amica. E questo è un messaggio che oggi passa forte grazie a tutti coloro che tutti i giorni si occupano di questo tema e che tutti i giorni sensibilizzano le donne ad andare a denunciare. Oggi c'è un numero, l'1522, lo ricordiamo, denunciamo questo tipo di fenomeni e combattiamo insieme la violenza sulle donne. Io penso che non possa essere solo un tema femminile, solo un tema delle donne, cioè questa attenzione a parità di genere, contro la violenza di genere, deve essere un tema che si affronta assieme uomini e donne e dobbiamo essere accompagnati in questo percorso, non possiamo farlo da soli, non può farlo nessuno da soli. Idem lo devono fare le istituzioni, che vuol dire la scuola, vuol dire le forze dell'ordine, vuol dire le famiglie stesse. Cioè, questi sono temi talmente grandi, talmente importanti, che segnano le generazioni e segneranno il futuro delle generazioni, che non possono essere percorsi che si fanno da soli. Sono percorsi che vanno fatti assieme. È molto più difficile, molto più complicato, molto più lento. Però, se vogliamo dei risultati, va fatto in questo modo. Sono la presidente dello sportello Noi For You di Bordighera. Il nostro sportello è uno sportello di ascolto contro la violenza sulle donne. Siamo operative sul territorio dal 2014. Abbiamo gemmato altri sportelli a Cuneo, a Torino e ad Arma di Taggia e anche a Mentone. Crediamo naturalmente che l'aiuto e l'ascolto delle donne sia fondamentale. Il nostro obiettivo è quello di prevenire eventi dolorosi che possono sfociare nella violenza. Vogliamo che le donne raggiungano, anche col nostro aiuto, l'indipendenza sia economica che psicologica, tale da potersi svincolare da situazioni di relazioni tossiche. Questo è il nostro obiettivo, lavoriamo da 8 anni nelle scuole, adesso se ne parla molto come se fosse una grossa
novità, in realtà noi lo facciamo da sempre, perché crediamo comunque che la cultura del rispetto sia l'unica strada per poter raggiungere una vera parità di genere, altrimenti non si riesce ad arrivare da nessuna parte. Bisogna che i ragazzi, i giovani, i giovanissimi, crescano nella cultura del rispetto, che crescano sapendo che uomo e donna sono paritari, e questa cultura deve essere coltivata sia nei maschi sia nelle femmine, e deve essere coltivata nei genitori, perché sono loro che educano i figli. Quindi questo è il nostro intervento, questo è il nostro lavoro. Ringraziamo la Croce Rossa che all'inizio ci ha ospitato fino al 2020, ci è stata di grande aiuto per poter portare avanti il nostro sportello di ascolto, e siamo qui con grande piacere insieme a loro a ricordare questo problema della violenza sulle donne.